Comandante, non perdiamo tempo, la ragazza non c'entra. Lo sappiamo noi chi c'entra e chi non c'entra. Tu di ogni cosa con ordine. Vabbè, che vi devo dire? Io ho saputo tutto da un informatore. Ah, perché c'è pure l'informatore? Maresciallo, noi siamo organizzati, sai? E non stiamo mica scherzando. Tu va avanti, non fare lo spiritoso. Vabbè, va avanti, Insomma, questo informatore mi disse che c'era una ragazza che aveva rubato un orologio il giorno prima. E l'era andata a portare un orefice. Quell'orefice che poi io l'ho sbattuta a Regina Celi, però. Mi disse pure l'informatore che questo orefice si era approfittato della ragazza e le aveva dato 35.000 lire, allora io non ci ho visto più, mi sono vestita da maresciallo. Una divisa perfetta, eh? Va avanti, va avanti. Taglio fuori ordinanza, eh? E insomma, mi vestì da maresciallo, andai dalla ragazza e feci giustizia. Le dissi, sei in arresto. Lei abboccò. Andai dall'orefice, abboccò pure lui. L'unica cosa che quando uscimmo da Regina Celi, dissi alla ragazza, sei libera. Beh, vabbè, una ragazza giovane, carina. Ho usato un atto di clemenza. Che ho fatto male a usare l'atto di clemenza? Lo so quello che volete dire, che voi l'avreste arrestata. Senti, tu sei un ladro e noi siamo carabinieri, hai capito? E tu, i ladri come te, li puoi trattare come ti pare. Dica, dica, comandante. Ladro mi chiama, capito? Vabbè, vabbè, io sono un ladro. Ma un ladro di cuore! Andiamo, tira avanti. Allora la ragazza l'hai fatta scendere dalla macchina. Sì, a Ponte Sisto scese. Ah, oh, appena scese comincia a piangere. Una lagna. Se la prima volta, se la prima volta, che? Se la prima volta, se. Se. Se nel suo linguaggio. Se vuol dire, insomma, vuol dire la prima volta che rubava. Hai capito, poraccio? Ma la ragazza dove sta ora? E che ne so, chi la conosce? Ma chi è? Ma che ne so, non la conosco. Dice de Bologna, insomma, me pare. Se la prima volta, de Bologna, che ne so. Quei tipi bizzocchi. Mi capisco io. Dice che era stata prima a servizio a Firenze, poi era venuta a fare la cameriera a Roma, siccome era il padrone, insomma, io. Hai capito? Così ha dovuto lasciare il servizio. Ah. E per mangiare a poveraccia, si è fregato l'orologio. Ma dov'è secondo te adesso la ragazza? E dov'è? Ah, beh, questo forse glielo posso dire. Dice che andava a Bologna e poi espatriava in Francia. Fai subito una segnalazione a Bologna, all'albergo. Andiamo. Comandi, dottore. Dì un po', perché hai voluto fare la bravata da portare alla Regina Celi? Dai una lezione, no? Sì, ma sai quanto ti costa sto scherzo? Maresciallo, prima di morire un ladro si è voluto levare la soddisfazione di portare derubato in galera. Cammina, va.